E fortuna che eri il meglio amico mio. T'ho prestato una chitarra che neanche era la mia. E nonostante tutto sei volato via. Non voglio essere poco romantico, però sai, il Salento, come per tanta gente, quando ho scoperto il Salento ho scoperto il mare e il pesce crudo. E quindi mi sono innamorato del Salento per motivi molto meno filosofici e più pratici e terreni, quello di farsi un bel bagno in acque fantastiche e quello di mangiare divinamente. Poi ci sono tutti gli altri motivi di atmosfera, di cultura, che poi uno scopre piano piano frequentando i posti e più che altro cercando di frequentarli anche da casa, online, cosa, perché poi io, come insomma noi artisti, noi personaggi, non è che abbiamo tanto tempo e possibilità poi a disposizione per girare, visitare bene i posti, insomma, quindi è sempre stato un posto che mi ha lasciato più voglia di tornarci che conoscenza. Io musicalmente non sono cresciuto troppo con una cultura prettamente italiana. Sì, a parte da ragazzino, poi ho sempre ascoltato il blues, il jazz e cose che venivano da altre terre, dove non si divide, non si scinde il personaggio in più cose. Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, quelli che ascoltavo io da ragazzino, erano tutti in una era tutta una cosa sola, erano cantanti, chitarristi, autori, compositori, e tutto fa parte dell'essere artista, e ognuno è artista a modo suo. Tutti i premi che ho di Sanremo neanche ce li ho, ma ce li ha mia mamma e li distribuisco io tra amici e parenti, non li tengo io. Però queste voci, cioè, partecipare al festival è importante perché è una vetrina di un bel negozio, anzi quest'anno è di un centro commerciale, perché c'è tante belle cose, ci sono tante belle cose al festival, un sacco di artisti che stimo e che sono sicuro che porteranno qualcosa di molto interessante. Ed era ora, perché poi negli ultimi anni invece sono mancati gli artisti, le canzoni, non... finito il festival finiva un po' tutto, più o meno, tranne pochissime cose. E le voci che girano su chi vince e chi non vince sono voci che servono un po' così per montare un po' la panna e far attendere il festival e cominciare a parlare, fare promozione. Io parto sempre da un incipit e poi divago. Poi faccio dei miei giri, dei miei voli pindarici, per poi ritornare alla fine su certe cose. Sì, però devo dire, posso dire così velocemente, è una canzone d'amore. Inauguriamo proprio con lui questa due sere di Alba dei Popoli per salutare il vecchio anno. Speriamo ovviamente per noi tutti che il 2015 voglia entrare con migliori auspici di quanto non ce ne abbia consegnati appunto questo anno vecchio, e che abbiamo visto purtroppo portarci anche tragedie come quella del Norman Atlantic di questi giorni, in cui siamo stati coinvolti come Puglia, come Salento direttamente. E allora cosa dire se non auguriamoci tutti un anno migliore, un anno che appunto possa in qualche modo portare quei sogni che un po' tutti noi comunque ci consegniamo.